Un vino si inizia a bere con gli occhi. Chi si avvicina a un vino per la prima volta si affida all'etichetta per cercare di comprendere quanto potrà apprezzarlo. L'etichetta è una sorta di documento di identità del vino e deve saperlo rappresentare al meglio, raccontandolo in modo emozionale, affinché il consumatore lo assapori prima ancora di aprire la bottiglia. Prezioso strumento per la comunicazione e il marketing di prodotto, l'etichetta deve essere progettata perché risulti attraente e persuasiva, sia nell'aspetto che nei contenuti. La sfida più grande nella produzione di un packaging per un'etichetta di vino è coniugare in pochi centimetri quadrati tecnica, creatività e soprattutto innovazione. Questo progetto realizzato per la famiglia Cecchi tiene conto di una serie di valori molto importanti per la famiglia che si identificano in una frase molto importante che è famiglia Cecchi, custodi di un territorio. Da questa frase abbiamo sviluppato tutto questo progetto come fosse un racconto, come fosse un film. La forza espressiva della carta e l'effetto tattile dell'etichetta producono sensazioni spesso determinanti nella scelta di un vino, perché ne amplificano le caratteristiche sensoriali. L'attrattività grafica e tattile di un'etichetta stimolano la curiosità del consumatore. E in questa curiosità la sua azione di prendere in mano la bottiglia è un'illusione di possesso e l'acquisto ne diventa la conseguenza più naturale. La scelta di una carta autoadesiva per la creazione di un'etichetta dipende sì dal progetto grafico ma anche dalla vita che questa etichetta farà sulla bottiglia. All'interno della collezione di materiali autoadesivi che produce Arcomber per l'enologia, i più importanti sono sicuramente carte colorate in impasto, ma anche dei materiali autoadesivi con la possibilità di applicazione di sistemi di brand protection. Sono materiali prodotti alla luce della più elevata standard di sostenibilità ambientale e ai più elevati standard di eccellenza qualitativa. Questa eccellenza qualitativa si estrinseca non soltanto nella scelta dei frontali più preziosi, ma anche nella ricerca di quelle soluzioni tecniche che poi permettono di ottenere migliori risultati. Questo vuol dire che stampa, trasformazione, fustellatura, agenti esterni, poi quali acqua e ghiaccio, non diventano più dei nemici dell'etichetta. Quindi il materiale deve essere adatto a essere stampato con tutte le tecnologie di stampa oggi presenti sul mercato, trasformato, fustellato anche nelle sue forme più difficili. Per fare questo abbiamo puntato tantissimo su un'assistenza pre e post vendita che possa aiutare tutti gli attori della filiera a trovare il materiale giusto per l'applicazione finale. L'etichetta si concretizza in fase di stampa. È questo il momento in cui il design viene trasferito sul supporto scelto ed è fondamentale che il colore sia coerente, le linee siano precise e gli inchiostri aderiscano perfettamente alla carta. Le aziende grafiche di stampa digitale che utilizzano Epson SurePress lavorano prevalentemente nel settore del lusso. È la soluzione ideale per la stampa di piccole e medie tirature di grande qualità. È possibile infatti realizzare dei prodotti finiti con un gran numero di variazioni e con la stampa di dato variabile. Epson SurePress è particolarmente adatta alla stampa su carte naturali non premierizzate, in particolar modo quelle destinate al settore enologico. Le etichette così stampate possono entrare direttamente in contatto con l'acqua e l'umidità senza la necessità di un trattamento superficiale protettivo. È in fase di stampa che l'etichetta diventa un vero e proprio strumento di comunicazione, capace anche di emozionare il consumatore. Le nostre zone sono caratterizzate dalla presenza di tante aziende vinicole e olearie. 20 anni fa o 30 anni fa non c'era l'esigenza di etichetta adesiva a bobina, però stava nascendo questa esigenza e ci siamo avvicinati a queste aziende che
man mano sostituivano le vecchie macchine con macchine di nuova generazione per soddisfare la piccola clientela, quindi piccoli produttori che vogliono le 1000 etichette, le 2000, le 5000 etichette, però c'è la possibilità di soddisfare le grandi aziende quando ci chiedono di realizzare pochi pezzi, lanciare un prodotto particolare o ci chiedono una consegna veloce, quindi ci permette di dare un servizio a 360 gradi anche alle grandi aziende. A ultimare il processo di stampa interviene la nobilitazione, che trasforma i materiali grafici in piccole sculture raffinate, in grado di stimolare la vista e il tatto dell'utente. L'etichetta diventa un piccolo capolavoro, una piccola opera d'arte. L'oro è un materiale colore che conferisce preziosità e magia a un'etichetta, a un packaging, ad ogni materiale sul quale viene usato. In questo caso, in particolare, l'uso dell'oro è stato estremamente sapiente, è stato un uso sottile, elegante, delle citazioni. L'etichetta non è solamente il vestito del vino, ma rappresenta anche l'esperienza e trasmette un'emozione. Quindi avere una bella etichetta che sia affascinante, accattivante, che possa veramente attrarre, diventa l'elemento spesso decisivo nella fase d'acquisto. L'estetica comunica l'identità del prodotto e in quel piccolo certificato sintetico c'è tutta l'unicità del vino che racconta. L'etichetta su una bottiglia rappresenta veramente il primo contatto che ha il consumatore con il nostro prodotto. Nell'etichetta deve essere evidente quello che è il legame con il territorio. Famiglia Cecchi rappresenta una storia che ormai dura da 125 anni. Quindi dentro l'etichetta il valore è quello della storia, ma anche dell'innovazione. Quindi non si può pensare soltanto a ciò che eravamo o a ciò che siamo, ma dobbiamo pensare a quello che saremo e l'etichetta deve rappresentare questo percorso. Con l'etichetta il vino si esprime attraverso l'immagine e la bottiglia trattiene lo sguardo del consumatore. Un'intesa capace di condizionare il rapporto tra la cantina e l'utente finale, determinandone la fidelizzazione nel tempo. Una porta immaginaria identificata da una serratura a forma di cipresso con un occhio guardante che ammira il paesaggio toscano. Un'etichetta sviluppata a più livelli che va, diciamo, a identificare la famiglia Cecchi, custode di un territorio.